Buongiorno e buon martedì. È bello sapere quando sono allineato, eh? Ci sta. Una cosa che non so alle volte è cosa fare. Un sacco di volte io arrivo in laboratorio che non so assolutamente cosa fare, perché ho delle piccole mancanze, magari mi manca un'idea, o ho troppe idee ma non ho tutto il materiale. Insomma, mi trovo un attimino in crisi ed è il caso di oggi. Come risolvo questa cosa? La primissima cosa è distogliere il pensiero. Incomincio a fare altro o a non fare assolutamente niente, tipo mangiare e guardare il vuoto. Può sembrare stupido, ma alle volte svuotare la mente è la chiave fondamentale, perché è impossibile che all'interno del mio laboratorio io non riesca a fare qualcosa, perché ho iniziato 250.000 progetti che non ho mai finito, sono lì che aspettano nuove idee, che aspettano me. Quindi resetto tutto e prima o poi l'idea arriva. Ovviamente quella di oggi non è soltanto di parlare di questa cosa. Uno è testare un po' nuove inquadrature, come sto facendo adesso, perché il laboratorio incomincia un attimino a diventare carino in alcuni punti e quindi mi piacerebbe delineare, insomma, delle prospettive, ok? Dei punti di vista, come piace a me. Vi ricordate quando ho realizzato questo, chiamiamolo prototipo? Vi ho detto che mi sarebbe servita questa idea per realizzare un progetto ben più complesso. Bene, ho tutto il materiale per poterlo realizzare e quindi iniziamo. Il problema qual era stato? È che avevo fatto i listelli troppo precisi e quindi poi incastrare tutto è stato veramente complicato, ho spaccato dei pezzi, doveva essere molto più grande e sono riuscito a farlo soltanto così, però ho capito. Quindi mi occupo di eliminare lui da in mezzo alle scatole, tiro fuori il banco sega e iniziamo questo video. Ok, bene, partiamo già col primo inghippo, ovvero io avevo già tagliato un bel po' di listelli quando ho fatto il prototipo. Mi spiace buttarli e poi, adesso non ho guardato bene, credo di avere solo più che questa tavola, che è uno scarto di un vecchio mobile che avevo recuperato, e non credo che questa mi basti. Uno perché ha dei fori e questo difetto qua, che probabilmente quando taglio le strisce diventerà un problema. Come unire questi due problemi in un'unica soluzione? L'unica cosa che mi viene in mente è provare a dare mezza carteggiatina a questi per vedere, tanto ho già fatto dei tagli qua di prova, se basta. La domanda è: rotorbitale o oscillante? Con quella faccio prima, sicuramente asporta di più, però è rischioso. Con la rotorbitale però lavoro male. Cosa faccio? Cosa rischio? Provo a farne uno lì e vediamo.
c'è una frase che mi suona sempre in testa da tantissimi tantissimi anni, che fa più o meno così: fai attenzione a quello che desideri perché potresti ottenerlo. Faccio tutto questo discorso sul ho un attimo di smarrimento, non so cosa fare, non ho delle idee, e mi si è materializzato in laboratorio lui, un pannellone che, se non erro, dovrebbe essere in Forex, perdonatemi se sbaglio, se voi sapete di cosa si tratta, dovrebbe essere del polistirolo rivestito da una simil formica, potrebbe essere, eccola, qui c'è un pezzo sbeccato, comunque quello che si usa ovviamente per fare cose pubblicitarie, ma di qua è bianco, mi si aprono un po' di strade. Ho un'idea sicura che riguarda i tubi lassù e un'altra che riguarda i video, perché quei pannelli lì svolgono un ottimo lavoro come pannello riflettente. Se avete una luce piccola ma potente e che non è bella diffusa, la sparate su un pannello così e il riflesso è una luce super morbida e vellutata. Lo sapevo che andava a finire così, mi sono messo lì a tagliare e passava il tempo e io pensavo e ho avuto un'idea matta. Quello che volevo provare a realizzare è un diffusore a nido d'ape per fare una luce per i miei video, ok? Quindi l'idea era di fare questo reticolato in legno, ok? E poi andarli a incollare sopra del frost. Ma mentre ero lì che tagliavo blu, mi è caduto l'occhio sul cestello della lavatrice. Allora, è troppo alto per fare una luce, è troppo alto, ma non per una questione di grandezza, ma per una questione proprio estetica. Non mi piace così alto, e poi sopra qua a questo imbocco, no. L'idea quale potrebbe essere? Tagliarlo basso, fargli una cornice in multistrato, esempio, o comunque di legno, qualcosa che faccia contrasto, e mettergli questo dentro. Potrebbe funzionare questa cosa qua. A quel punto lì vi faccio vedere. Allora, tagliato abbastanza preciso, non male, non male. Queste staffette incrostate non sono riuscito a toglierle perché è tutto marcio, penso che fuorerò con una punta da ferro, e poi magari i buchi serviranno per un possibile supporto. Ci devo ragionare un po' perché non so se farlo rotondo, esagonale, quadrato, no, quadrato è brutto. Ora da qua devo assolutamente scappare e ne approfitto per pensare.
mi piace, ho avuto anche delle altre idee matte nel mentre. Troppe idee, ragazzi, troppe idee. Calma, calma, perché poi qua la testa incomincia a ululare alla luna. Quindi niente, ragazzi, come al solito, idee, commenti, qualsiasi cosa, magari idee non troppe, che come capirete sono un po' full in questo momento, anche se stamattina ero un po' in crisi e poi boom, mi esplode la testa. Bello, mi piace. Lasciatemi tutto qua sotto su Instagram, scrivetemi dove volete, vi rispondo sempre mega volentieri e ci vediamo domani.